Buongiorno ragazzi, da questa soleggiata vallata, che fa anche rima, siamo a Livigno. Ragazzi, buongiorno e benvenuti a Livigno. Guardate che roba, com'è curata. C'è il bike service, una bella ciclabile. I due percorsi, uno per i pedoni e uno per le biciclette. No, Livigno è una vallata, quindi in mezzo c'è questo fiume, due montagne, una dalla parte destra con gli impianti che vi portano su al Mottolino, poi c'è una parte sinistra che è il Carosello 3000, è tutto perfetto per le biciclette qua. Sono le 6 di mattina, non c'è nessuno. Area giochi per i bambini, con i loro bagni. Sto andando verso il lago di Livigno adesso. Ecco, io oggi voglio andare in cima al Carosello 3000, però senza utilizzare gli impianti. Andrò prima, voglio dietro questa montagna qua, e poi andiamo fin là sopra. Ma prima voglio fare una tappa fra Italia e Svizzera. Sì, perché siamo proprio al confine e essere sulla cresta fra Italia e Svizzera è a due passi, ma sarà faticoso perché la salita non promette assolutamente niente di bello. State con me, vediamo dove vi porto. E questo qui alla mia destra. Questo complesso è la famosa latteria di Livigno. Eccoci al lago. Quest'anno di acqua ce n'è tanta, è rimasta tanta neve fino a luglio, su in cima, e qui abbiamo tantissima acqua adesso. Ecco, lago di Livigno. Io mi metto come punto di destinazione quelle montagne lì con il sole e andiamo su al rifugio Cassana. Ci troviamo proprio nel crinale fra Italia e Svizzera. Federia. Ecco, Livigno è qua, questo è tutto il lago di Livigno. Noi andiamo qua e poi veniamo su Carosello 3000 e poi prendiamo un bel trail e ritorniamo giù a Livigno. Ma prima la mia idea è fare un'uscita qua, Rifugio Cassana. E qua siamo proprio al confine. Questo è un bagno. È incredibile, ma anche qui i bagni sono bellissimi da vedere. Bel percorso vita, questo per fare ginnastica la mattina. E vedi? Godiamoci la montagna insieme, perché pedoni e ciclisti possono andare tranquillamente d'accordo.
Eccoci qua che cominciamo a intravedere la valle. Ecco, cartello per Rifugio Casciana o Cassana. Però mi sembra che spinga un po' a salire. Va bene, vediamo dove arriviamo. Il percorso è parecchio impegnativo. Di sicuro con le bike si riesce ad affrontare con un po' di tecnica, stando attenti a non perdere l'equilibrio. Con una muscolare, insomma, si fa una bella fatica, per non dire che forse in molti punti è quasi impossibile, c'è da fare del portage. Diventa sempre più bello, guardate che meraviglia. Ecco qui, siamo al bivio che ti riporta giù in vallata. Adesso sto andando su in turbo. Oh, non molla niente. Sì, con una muscolare io non la farei mai. Veramente, veramente difficile. Vabbè, ragazzi, sempre più in alto, sono in turbo, sta tirando alla morte. Wow, che c'è un po' di foschia, ma che meraviglia. Ragazzi, non so se è un miraggio, ma davanti a me c'è il rifugio. Non è finita, ragazzi. Adesso prendiamo questo stradino e vado fin là sopra, al confine. Ragazzi, benvenuti al confine con la Svizzera. È stata dura, ma ce l'ho fatta. Eccoci qua. Allora, ragazzi, Pass, boh, come si pronuncia? Ciaciauna, 2694. Di là si entra in Svizzera e giù di là
Si va a Livigno, da dove sono venuto su io. È durissima. Se poi volete fare un giro enorme, andate giù e poi andate in direzione di St. Moritz e poi dopo tornate su dalla vallata e vi rinfilate a Livigno. Però sì, è lunga, 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 vi dovete fermare a fare delle tappe di ricarica anche con le bike. Adesso io provo ad andare là sopra. Ragazzi, sono ufficialmente in Svizzera. Mi raccomando, piano quando fate questi passaggi perché vi arriva una sventola se ci passate forte. Che meraviglia, ragazzi, però. Si respira un'altra aria qua in Svizzera. Lì sono in Italia però. Qua tira. Qua cala parecchio il grip. Ci facciamo questa costa qua. Bisogna stare attenti perché è bagnato. C'è la neve in Italia. No, vabbè, che roba è qua su? Stare attenti perché il terreno è un po' molto sassoso, si scivola che è un piacere, ma ragazzi, che spettacolo, ragazzi. Il problema è che mi dice di andare giù di qua. Qua c'è la neve. Le marmotte. Adesso passiamo da qua sopra. Proviamo a non saltarci dentro.
Dico, secondo me c'è qualcosa di sbagliato in sto percorso. La marmotta. È stata impegnativa sta discesa. Penso dovuto farmela anche a piedi. È impossibile. Ci siamo qua? Spettacolare! Eccoci qua, ragazzi, che giro spettacolare.
e le caprette. Siete sete, non sono tranquilli, non mi faccio niente. Le mucche. Le vitellini, ci sono i cavalli, qui c'è di tutto ragazzi. 8:30 di mattina, vanno tutti al pascolo, perché con una valle così ne hanno da mangiare. Questo mi mancava, c'è anche l'asinello. E oh, oh. Qua c'è l'Alpe Federia, ci sono punti di ricarica per le bike, si può mangiare qualcosa, e adesso era manco sopra. Abbiamo fatto il costone, siamo venuti giù e adesso siamo qua. Però l'acqua ce n'è abbastanza, passiamo dall'asse di legno qua. Cos'è la cosa bella di questa valle? È che voi potete andare da Livigno fin là sopra con gli impianti, una funivia. Scusate, un nuovo via. E poi dopo quando arrivate su, fate tutta la costa, venite giù di qua, fate la valle. Potete fare una bella pausa a pranzo, intanto ricaricate le bici e poi potete chiudere il giro tornando a Livigno. Oppure fate come me, che volete fare della fatica e la provate a fare al contrario con la salitona mega impervia che c'è per arrivare su al Carosello. Devo arrivare solo là sopra, mi rimangono 3 tacche, speriamo. Adesso scendo verso Livigno, Bikers United, un trail costruito. Yeah.
sbagliato. E guarda, mi sembra di conoscere quello che si vede sempre, la Paglianella. E adesso sono riuscito a trovarlo, guarda. Spettacolo!